eccolo, un super bug, un super batterio che purtroppo ha colpito un paziente ricoverato in ospedale, e come potete vedere ci sono una serie di R. Cosa vuol dire R? Resistente, vuol dire che questo batterio è resistente a tutti gli antibiotici. Vedete che non ce n'è neanche uno che può funzionare, cioè fondamentalmente è un superbatterio. Perché è venuto questo superbatterio? È venuto perché gli antibiotici purtroppo sono usati male. Sono usati male negli esseri umani, sono usati male nell'agricoltura, sono usati male in veterinaria, e quindi il risultato finale è che oggi noi abbiamo una circolazione importante di batteri multiresistenti. Che cosa si deve fare per evitare che questo avvenga? Molti dicono: ma io non ho mai preso un antibiotico, per cui non mi prenderò un germe resistente. Non è così. Il germe resistente agli antibiotici lo puoi prendere anche senza aver mai preso un antibiotico. Per esempio, lo puoi prendere toccando da qualche parte e in qualche modo contagiandoci, oppure lo può avere un batterio resistente un tuo amico, un tuo vicino, un tuo parente. Quindi attenzione a usare bene gli antibiotici, usarli solo quando servono. E purtroppo per questi superbatteri bisogna cercare di trovare le soluzioni. Oggi ci sono nuovi antibiotici molto potenti che funzionano, però occhio, perché questi superbatteri saranno responsabili entro il 2050 di 10 milioni.